Abbiamo parlato di Izzy Stradlin, che in questa giornata di tanti anni fa lasciò i Guns N' Roses e poi si è dedicato alla carriera solista. Questo è un pezzo quasi punk rock and roll, molto diretto, molto differente le sue sonorità rispetto a quando era insieme ai Guns. Molto diverse anche le sonorità delle mie ospiti di questa sera che vado a presentare, anzi saranno loro stesse che si presenteranno. Ciao ragazze, benvenute per la prima volta a Linea Rock, ciao! Ciao! Wicked Asylum con 4/5 della band. Esatto. Qui in studio abbiamo Luna. Il microfono è là. Luna. Veronica. Viola. Federica. I vostri strumenti, così completiamo. Chitarra ritmica. Chitarra. Voce. Batteria. Chitarra solista. Chi manca? La bassista, Vale. Che salutiamo, Vale. Che al lavoro e non ha potuto raggiungere i nostri studi, ce l'avete fatta voi, che arrivate, una da Milano, una da Varese, da Como, la ragazza che non c'è in Svizzera, insomma, una band quasi internazionale, dobbiamo dire. Vi diciamo che però la vostra base di lavoro a metà strada di tutte le vostre città. Esatto. Sì, Como di solito. In quel di Como vi trovate in mezzo, vi trovate per dare vita alle vostre canzoni. Canzoni che questa sera ne presentiamo tutte quelle che avete, perché sono tre, è un EP. Quelle registrate, sì. Ecco, esatto. Questo vuol dire che siamo agli esordi, no? Sì. Vi siete formate da poco tempo? Allora, la band in sé esiste dal 2009, ma la formazione ufficiale che c'è adesso è nata nel 2015, marzo dell'anno scorso. Ma quindi poco più di un anno, sì. Insomma. In questo annetto avete suonato, spero, che sì, avete spesso la possibilità di suonare e di incidere, di autoprodurvi per ora questo EP, di cui ne parleremo ampiamente questa sera, e poi state... I primi passi per un vero e proprio album ci sono. Esatto. Questo è un po' il vostro punto d'arrivo per ora. Sarà per il 2017 comunque il disco. Certo. Si spera. Si spera, va bene. Allora, partiamo quindi dagli esordi. Hai detto 2009, è sempre stata una formazione tutta femminile? Sì. Sì, era stata un'idea mia e della bassista Mary. Ciao Mary. Di fondare un gruppo che fosse tutto femminile, perché entrambe avevamo avuto qualche piccolo problemino con le nostre band precedenti. Quindi già suonavate in altri gruppi. Sì, insomma. In cui eravamo le uniche ragazze. Abbiamo deciso, vabbè, dai, facciamo che siamo tutte ragazze, così evitiamo questo tipo di problemi. Così è nato Ed è stato facile trovare altre musiciste donne? No. Non è divertente. Come è nato il tutto? Perché loro dovevano partire per la Germania. E loro hanno detto, ok, non possiamo dir di no a queste date, loro due, perché poi alla fine sono loro le veterane. Cioè non hanno preso delle date con solo due elementi del gruppo. No, poi le cose sono complicate e sono rimaste loro due. Sì. E hanno detto, ok, prendiamo abbiamo una deadline molto, molto, molto secca e quindi dobbiamo riuscire. Abbiamo lavorato come delle pazze per riuscire a trovare le componenti e a studiarci due ore di scaletta. Due ore di scaletta. E neanche un mese avevo gli esami, volevo morire, però ne è valsa la pena. Perché poi è stato proprio bello e ci siamo trovate bene poi alla fine. Bella esperienza, da lì è Bellissimo. Partito il tutto, quindi sì. Si è consolidato il feeling. Sì, assolutamente, dobbiamo dire proprio di sì. E nel giro di questo annetto siete riusciti allora a suonare in Germania, cioè subito in Germania, in Italia? Sì, fatta di in realtà le prime date che abbiamo fatto sono state qui in una Italia. Una in provincia di Como. Esatto, la una primissima. Como e l'altra non ricordo esattamente. No, la primissima è stata in provincia Como. Di Como. Esatto. E la seconda in Germania. E la seconda è già stata. La terza anche in Germania. quindi siamo partiti col bordo. Siete partiti all'estero. O andiamo d'accordo o lo vediamo subito. Abbiamo vissuto insieme per una settimana, quindi è stato... Quello vi ha permesso anche di portare poi a decidervi di registrare un qualcosa. Sì, sì, di creare un progetto più che altro assieme. Determinate. Che è questo Rebirth, una rinascita. Esatto. Rinascita da cosa? Dalle ceneri della prima band? Dalle ceneri. Immaginavo. Potesse essere alcuni quello. Alcuni sì, vengono spiazzati. Perché Rebirth è il primo? Stando a quello che mi hai raccontato. Oggi, esatto, sono passate un po' di cose. E nonostante tutto siete riusciti a videoregistrare, poi me lo spiegherete, se voi o con una troupe, con un regista, ben due video dei tre pezzi che avete incluso. Quindi andiamo ad ascoltare, a proporre il primo, perché questa sera poi ufficialmente in anteprima presentiamo il secondo, che è freschissimo di giornata. Sì. Le trovate comunque tutte su YouTube, c'è un vostro canale, quindi avete aperto un vostro canale, c'è una vostra pagina Facebook e anche un sito. Sì. Quindi siamo al completo a livello di social, internet, c'è tutto quanto. In My Soul, Wicked Asylum.
Eccoci allora con il primo contatto insieme alle mie ospiti di questa sera, Wicked Asylum, formazione a 5, 4 quinti della band qua con noi. Un saluto anche a Joe all'ascolto, che ha ascoltato e dice brave, è già qualcosa, non è di molte parole, dice brave. Poi un saluto anche ad altri amici che ci seguono da Catania. Beh, questo è il potere appunto dei collegamenti internet, potete seguirci anche con le immagini entrando nel nostro sito radiolombardia.it, cliccate su Web TV. Un saluto quindi a Corrado e Jessica, buona serata a loro. Abbiamo iniziato da 30 minuti, però il tempo di parlare ancora di questa canzone, perché il video, come sempre, porta via un po' di tempo, soprattutto per chi non è avvezzo a questo. Non tutti sono protagonisti, voi avete scelto di essere voi protagonisti, oppure è il regista che vi ha voluto coinvolgere e non demandare ad attori vari? No, siamo state noi a fare questa scelta. Quindi hai detto, vogliamo esserci, sì, nel video? Assolutamente. È stato girato dove? L'abbiamo girato nei boschi del lago di Alserio. Quindi vicino a Erba, vicino provincia Erba. Di Como. Una giornata intera, ed è la cosa più difficile, più di un concerto, giusto? Sì, faticosa. È molto faticoso, molto perché faticoso. Il regista tale, Chuck, buona la prima, non viene mai. Quante volte ve la fate rifare lì? Un po' di volte. Un po' di volte. Ma più che rifare le scene è stato proprio che... Anche la preparazione. È stato un video molto impegnativo proprio a livello di girato, cioè molte scene, molto recitate. Come primo video è stato molto impegnativo anche perché non siamo attrici professioniste, quindi insomma. Poi c'è non è semplice. Il trucco parrucco e esatto. Tutto, quello lunghissimo. Quindi poi se non siamo in cinque, quindi truccare cinque ragazze ci vuole un po', e mentre una si trucca l'altra gira la scena. Quindi cioè, insomma è stato bene, molto però impegnativo. Soddisfatta della vendita. Questo è uscito ed è disponibile ormai da un po' di tempo. Da metà agosto. Entreremo poi nel merito di quelle che sono le vostre influenze musicali, perché con tre brani a disposizione e tre canzoni una differenti dall'altra si può capire e non capire, anche se adesso poi mi spiegherete, visto che state registrando un album, su quello invece si potrà maggiormente captare quello che volete proporre, presentare alla gente. Quindi ritorneremo con le nostre ospiti ancora tra breve, 20:31, spazio alla nostra rubrica. Ritorniamo alle 20:52 alle mie ospiti, quindi Wicked Asylum, Rebirth, è il titolo di un EP, soltanto tre brani. Come mai la scelta di inciderne soltanto tre, ragazze? Allora, dovevamo... Visto che è un'autoproduzione, sì. Segnaliamolo. Esatto, sì, dovevamo partire per il secondo tour in Germania a maggio di quest'anno, e quindi ci eravamo dati una deadline che era aprile, per marzo-aprile, per registrarlo, e avevamo tre pezzi soltanto pronti per essere registrati, anziché fare le cose di fretta e metterci un quarto pezzo. Meglio pochi ma buoni, dice. Esatto, qualcosa. Poi alla fine il tour è saltato, però l'EP è uscito lo stesso. Però l'EP è uscito, l'EP c'è, lo si può trovare, sì, ai vostri concerti, sul vostro sito, sì, esatto, oppure sulla vostra pagina Facebook. In My Soul è la canzone che abbiamo ascoltato prima, ci avete un po' spiegato come avete fatto le protagoniste, le attrici oltre che le musiciste, ma l'idea di che cosa parla il pezzo? Allora, il testo l'ha scritto Veronica, ovviamente, quindi magari vi spiegherà lei. No, vabbè, non è in effetti. Comunque parla di una storia d'amore finita, ma comunque noi non volevamo spiegare la tipica storia d'amore finita con delle immagini tipiche, diciamo. Volevamo comunque ci siamo immaginate appunto di metterla più sul lato psicologico della cosa, quindi abbiamo pensato a tre emozioni che ne derivano insomma da una storia finita, che sono il dolore sicuramente, la malinconia e la rabbia. Quindi abbiamo pensato di utilizzare tre di noi per impersonificare questi stati d'accordo d'animo. Con il regista, chi è stato il regista, sì, del video? Luca Gatti, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Luca. Che è anche il regista di Silent Watchers, che poi avvedremo alla termine, sì, nell'altro intervento. E nulla, quindi la rabbia impersonificata da me con un vestito rosso, il dolore Luna con un vestito blu, la malinconia Vale con un vestito grigio, bianco, che non grigio, sì. Esatto, e poi arriva a un certo punto la sopravvivenza. Che esatto,
che salva la protagonista in questione, che ha un vestito bianco, quindi purezza, candida, eccetera. Ci sono tutte le sfaccettature, abbiamo spiegato i colori utilizzati, sì, esatto, nel vostro look che avete utilizzato appunto nel video In My Soul. State adesso lavorando invece a quello che è il primo disco, quindi vi ho chiesto prima quali sono le vostre influenze musicali. In cinque ognuna arriva e ascolta cose differenti, immagino, l'una, esatto, dall'altra. Poi è giusto che queste influenze musicali non entrino più di tanto a far parte della vostra musica, perché la cosa più difficile per un gruppo è crearsi il, esatto, proprio suono, la propria identità. La propria identità. E dopo 60 anni di musica è difficile inventare qualcosa di nuovo. Già. Si cerca, esatto, naturalmente di mettere insieme le vostre idee. Queste sono tre canzoni, una diversa dall'altra. Nell'album che cosa ci aspettiamo? Che filone state proponendo? Se vogliamo dire qualcosa, naturalmente. Ma allora, sicuramente l'impronta principale è heavy metal. Diciamo, tante di noi ascoltano l'heavy metal classico. Quindi anni 80. Judas Priest, sì, esatto, Iron Maiden, insomma, i soliti noti. Ma non solo, perché anzi, ascoltiamo molta musica un po' più moderna, diciamo. Il mio gruppo preferito non c'entra assolutamente niente con l'heavy metal, ad esempio sono i Camelot, quindi siamo proprio, certo, molto distanti. Anche Fede soprattutto ha molte influenze sul sinfonico, melodico, quindi diciamo cerchiamo un po' di fondere tutti gli elementi, anche se comunque direi che cerchiamo di prendere un po' sia dal vecchio che dal nuovo e fondere insieme, fonderlo in un modo molto wicked. Cerchiamo sempre di... La scelta di cantare in inglese subito è partita? Ci avete mai pensato, sì, di proporre in italiano? In realtà nei nostri, sì, piani c'era l'intenzione. Dipende da... Siccome una delle particolarità è anche la ricerca della melodia, magari in italiano la melodia è forse più semplice. In realtà no? io lo trovo più difficile personalmente, in questo genere. In questo genere che un testo risulti scorrevole abbastanza... È più semplice quindi in inglese. Sì, sì, sì. Ne ho di testi in italiano, quindi non mi dispiacerebbe l'idea, ma bisogna studiarsela. Hellbound. Hellbound è la traccia numero 2, completamente differente da In My Soul. Dei tre pezzi è la ballad, tra virgolette. Sì. E in che mondo ci porta? Allora, il testo è mio, ancora una volta, e non è particolarmente allegro. Diciamo che parla un po' dell'aggrapparsi a quello che si ha per riuscire ad andare avanti, ed è stato scritto in un momento abbastanza buio, ma il risultato è per me molto importante, molto bello, ed è forse il mio pezzo preferito dell'EP. Anche nel modo in cui tu lo interpreti vocalmente? Sì, credo che sia quello più riuscito, forse perché era il mio più sentito, allora magari... Certo. Ho speso più tempo su questo pezzo che sugli altri due insieme. E allora andiamo anche noi ad ascoltare Hellbound, Wicked Asylum, nostre ospiti. Questa sera Hellbound, il brano che abbiamo proposto dal Rebirth per Wicked Asylum. Carla che ci scrive: va che brave le signorine, quindi avete anche un ok dalla nostra ascoltatrice Carla, che di solito non gli va mai bene niente, critica tutte le band che ho, quindi passare il e avere un grazie da Carla è un bel voto, vero o no Stefano? Perfetto, lo sappiamo. Allora, avremo un saluto anche da parte di Angelo, che quindi è presente all'ascolto, anche lui un applauso alle Wicked Asylum. Concerti dal vivo ne avete fatti un po' all'estero, sì, soprattutto in Germania, ma non solo, forse anche in Svizzera. Slovenia, eccetera. In Italia, Rock in Park, forse sì, mi ricordo di avervi, sì, citato al tempo. Ora vi state dedicando al disco nuovo, quindi sì, fino alla, non dico alla primavera, però quasi primavera, sì, prossima. Siamo sotto con gli inediti, sì, adesso vogliamo fermarci un attimo con l'attività live per dedicarci tanto alla scrittura, perché insomma preparare un concerto, ecco, comunque... questi tre pezzi non entreranno a far parte del disco, non lo sappiamo ancora, dipende un po' da come si evolverà anche per un, diciamo, la linea che terrà il CD, certo, magari uno entrerà perché è nel mood del CD, altri no, insomma, altri non no, abbiamo, ecco, ancora deciso. Quante canzoni, su quante ne state lavorando per ora? Una decina, ce ne sono un po', se ne sono, sì, un po', un paio finite, le altre addirittura d'arrivo, altre primordi classici, sì, certo, va bene. Spezzoni. Allora ritorneremo poi con l'ultima traccia, di cui presenteremo, penso in anteprima, sì, oggi il video nuovo ufficiale.
E arriviamo all'ultimo brano delle nostre Wicked Asylum ospite questa sera, il video che proponiamo in anteprima da poi più tardi, dalla mezzanotte circa, sarà disponibile sul canale di YouTube. Un saluto da parte di Ale, che vuole salutare quel figo di Toto che è il vostro manager, dice leggilo e poi un in bocca al lupo alle Wicked. Ok Ale, ho fatto anche questo, ma veniamo noi. Silent Watchers, siamo andati praticamente in ordine della tracklist dei tre pezzi. Abbiamo visto il proposto, il sound di My Soul, la ballad Hellbound, Silent Watcher, canzone ancora diversa rispetto alle altre due, video girato sempre con lo stesso regista. Sì. L'idea sempre vostra? Sì. Sempre sua. Sempre sua. Questa volta dove si va con... Casa mia. Nel suo garage. Fatto in casa. Sì. Quindi. Nel suo garage. Sì, è un po' strano. Sì, volevamo creare una cosa un po' più fuori dalle righe, diciamo. La parola perché giusta. Ci piacciono queste cose un po' fuori. Legato anche in questo caso al testo? Sì. In realtà all'inizio non sapevamo bene come sviluppare un'idea intorno a questo testo. Poi appunto abbiamo fatto girare tutto il video intorno alla parola, cioè a un certo punto dice we are the rotten banquet, siamo il banchetto di cibo andato a male. Mm-hmm. E lei ha detto ma pensa se facessimo cioè, una tavolata. Ma il regista non dice niente. Il regista ride. Lui è più fuori di noi, quindi si è divertito un casino. Perché di solito il regista è lui che dice facciamo questo. No, lui ci ha istigate di brutto. Okay. Ha letto lo screenplay e ha detto è una figata, facciamolo. Va bene, quindi lui ha messo... Quindi siamo autoalimentati a vicenda ed è stato un casino. Bellissimo. Ha registrato da poco? Sì. Fresco. Tre settimane fa. Un paio di settimane. Sì, il 16 di ottobre. Ah, ecco. 16 di ottobre, va bene. Sì. Allora, lo andiamo a vedere insieme per la prima volta. Entrate nel nostro sito, se potete, se volete, a radiolombardia.it, cliccate sulla parola Web TV e potrete vedere le immagini. Ultimi secondi di questo video, di queste immagini che abbiamo presentato in anteprima. Silent Watchers è il titolo del brano, è una delle tre canzoni, le abbiamo proposte tutte di questo EP dal titolo Rebirth. Bel video ragazzi, un saluto da Rocco, questo è arrivato al volo, quindi tantissimi auguri a Luna che oggi compie gli anni. Non ha aperto bocca, però gli facciamo gli auguri, esatto. Cioè, qua presente nel nostro studio, quindi tanti auguri. Ecco. Abbiamo sentito anche la sua voce, perfetto. Quindi con questo abbiamo terminato. Questa è la canzone, questi suoni di questo brano potrebbero essere il filo conduttore del prossimo, del vero e proprio disco. Assolutamente. Sì. Diciamo, partiremo da qui e andremo avanti. Le canzoni si evolveranno su questi suoni, come hai detto tu, un po' più heavy rispetto alle altre due. Magari una ballad o un tempo saranno sempre presenti, ci possono essere. Vi siete dati un tempo? Allora, l'idea è quella di riuscire a concludere la preproduzione fine anno prossimo al massimo. Preproduzione? Sì, diciamo, cioè entrare in studio fine 2017, inizio 2018, anche perché... Ah, allora c'è molto tempo. Sì, no, vogliamo fare le cose quadrate. Fate bene. Sì. Utilizzerete sempre gli studi... quindi con Premoli come produttore, cioè come produttore, con colui che vi ha seguito nella registrazione del disco, mixaggio eccetera. Esatto. Va bene, allora ricordiamo il vostro sito www.wickedasylum.com. Scrivete Wicked Asylum su Facebook e trovate loro. Se volete per ora avere il CD che non è presente sulle piattaforme digitali, quindi soltanto CD fisico, lo potete trovare online, con appunto online, scrivendo alla loro pagina Facebook. Grazie allora. Grazie. Buon 2017, buon lavoro per il disco. Grazie. Grazie allora alle Wicked Asylum, nostre ospiti questa sera.